Pure questi spidone sono buonissimi. Ragazzi, volete sapere come si fa? Si fa così. Cari amici, questo piatto si chiama Rimini, Riccione Rimini senza ritorno. Che bello. Quando faccio questo piatto io divento matto perché mi viene in mente quando ero un ragazzino, i primi anni del mio lavoro e delle mie prime stagioni in Riviera, che era più vita notturna e meno lavoro. Mi piazzavo là, 5 casse di calamaretti da pulire, festa finita. Ma addormentavo pure quando andavo fuori alla notte. Pensate, la mia prima stagione lavoravo a Milano Marittima, alla Ziteresa, si chiamava così, di fronte a quella meravigliosa discoteca che tutti conosciamo nel centro di Milano Marittima. Finivo di lavorare alle 10, in autostop andavo a Rimini a Riccione, ok, a ballare tutta la notte, e poi quando tornavo indietro, che dovevo ricominciare a lavorare la mattina alle 7, andavo a dormire dentro la cella frigorifera. No, vabbè. Erano anni stupendi, ma ormai il tempo è passato e le discoteche ce le siamo dimenticate. Bene, allora, prepariamo dei meravigliosi spiedini. Allora, ce li abbiamo qua. Prendiamo delle mazzancolle, guarda che belle, oh. Stupende, meravigliose, le puliamo così, ok? Così proprio li apriamo. Si fa fatica anche a pelare, le granché sono fresche, c'è un colore bellissimo. Queste arrivano dalla Sicilia. Sono bellissimissimissime. Tolgo questa parte, il budellino. Divento matto quando vedo questo pesce qua. Ce li facciamo con anche un po' di panura, perché Rimini e Riccione, gli spiedi si mangiano col pane, col pan grattato, col pan cotto, che a me un po' piace. Queste teste le tolgo perché stasera c'ho un'altra cena, devo preparare un risotto, quindi faccio una piccola bisque, non butto via niente, e intanto li vado a pelare così. E mi servono per fare altri lavori. Allora, qui ho messo tre, metto tre gamberi rossi. Meraviglia. Ragazzi, cioè voi non potete sentire l'odore che questi crostacei hanno. Un meraviglioso profumo di mare. Faccio una piccola incisione qui, ce l'ho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce l'abbiamo qua, eccolo qua, piccola incisione, c'è, perfetto. Poi prendo lo scampo, schiaccio qua, così, apro così. Schiaccio perfettamente pulito, ho già tolto anche il budellino. Guardate, lo metto qua, già che ci sono, pelo anche questo. Eccolo, ce l'ho. Voilà. Schiaccio qua, nella coda, e lui viene via. Tiro via questo, perfetto. Allora, questi non li butto, questi li lascio così, prendo le seppioline, le apro, la testa mi serve dopo per fare un'altra cosa, faccio solo una piccola incisione dai lati, così. Prendo un bel calamaro, lo apro qua,
Guardate che meraviglia. Ce l'ho qua. È già pulito perfettamente. Facciamo una piccola incisione qui, così. Lo vado a pareggiare così. È aperto perfetto, faccio un'incisione anche qua. Ce l'abbiamo, ok. Bene, siamo pronti. Allora, tutto questo lo sposto. Ok, il pesce ce l'ho. Lo mettiamo qua. Non mettiamo sale, non mettiamo nulla. Poi prepariamo il contorno. Chiaramente io su questi spiedini, su tutti gli spiedini di pesce, così mi piace verdura crudo, quindi prendo un bel cipollotto, eccolo qua, ce l'ho qui così. Togliamo la prima pelle, ok, ce l'abbiamo. Metto dentro così, ok, questa mi serve dopo. Poi prendo un coltellino piccolo, che ce lo dovrei avere da qualche parte, un peperone. Così faccio una bella losanga. Qua. Così, due. Una anche qua. Ce l'abbiamo. Poi, una di queste. Ok, ce l'abbiamo. Bene, due pomodorini. Li buttiamo dentro così, anche interi. Del basilico. Un po' di maggiorana, qualche cimetta di maggiorana così, del timo. Ok, siamo in bolla. Ce l'abbiamo. Ok, sale. Olio extravergine d'oliva. E facciamo marinare un po' così, dopo magari mettiamo un bel cuore di insalata dentro, proprio come guarnizione. Poi prendiamo del pane. Ecco il pane. Facciamo un mix tra pane bianco e crosta. Eccola qua. Accendiamo la piastra, poi chiaramente possiamo farle anche per esempio nel grill del forno, quindi facciamo questa operazione qui, ok? Prendiamo così, poi prendiamo una mazzancolla, così, un gambero rosso, e andiamo proprio a completare, direi un altro scampo, eccolo qua, ce l'abbiamo qua, sì.
se io metterei anche un altro gambero rosso, ma se mettiamolo ci sta l'incastro, eccolo qua. Bene, così bello pieno, lo vado a appoggiare qua, preparo l'altro, lo facciamo così, calamaro. Così, e lo vado a appoggiare qua. Ok, ci siamo. Gli diamo prima un piccolo tocco qui, poi passiamo nel forno, nel grill del forno, bello alto. Allora, un po' di olio. Così. Preparo questa placchetta con un po' di carta da forno. Eccola qua. Bene, andiamo su. Passiamo questo così. Siamo. Meraviglia. Qui mettiamo un po' di odori. Aglio. Bene, facciamo andare. Così. Un bel tocco qua. E un bel tocco qua. Perfetto. Chiaramente se abbiamo il barbecue a casa è molto meglio, però siccome non ce l'abbiamo lo facciamo così. Ce l'abbiamo così, una bella tostatina, perfetti, perché non devono essere cottissimi. Adesso li prendo così, li sposto qua, ok? Metto un filino di olio, proprio così, lo spicchiettino di aglio glielo appoggio, metto qua, butto un po' di timo così, ok, vado nel forno, nel grill del forno a 2500 gradi Fahrenheit, dentro, 30 secondi e sono pronti. Intanto che passo quelli nel forno, preparo il piatto. Metto due capperi, metto un po' di origano, così, perfetto. Ce l'abbiamo qui al centro, così. Wow. La cipollina qua, questo qua. Bene, poi metto l'insalata, eccolo qua, ce l'ho. Togliamo un'altra foglia. Adesso vediamo se nel forno è pronto. Eccolo qua. Filino di olio. Direi di mettere anche questo peperone. Ce l'abbiamo così. Voilà. Eccoli, gli spiedini sono pronti. Ragazzi, veramente, Rimini, Riccione, Rimini. Andiamo, perché qua bruciano di brutto. Wow.
E 1, 2. Bellissimus. Wow, metto un'altra foglia così. Voilà. Eccoci qua. Una bella innaffiata di olio e i nostri spiedini Rimini, Riccione, Rimini sono pronti, quindi non ci resta che fare una sola cosa: mangiarli e poi andare in discoteca. Siamo pronti per l'assaggio di questi meravigliosi spiedini Rimini, Riccione, Rimini. Ma se ve la racconto quante ne ho combinate quando ero un ragazzo. Cioè, le spiagge parlano, le colline parlano. Pure questo spiedone, sono buonissimi. A Rimini hanno inventato la storia dell'hotelleria italiana. Hanno inventato la storia della cucina di mare, no? Questi spiedoni, queste grigliate, che solo loro le sanno fare così buone come queste. Me ne vado con questo.